Come avranno intuito gli ascoltatori più attenti, lo scopo di queste brevi introduzioni, nell'impossibilità di presentare in maniera esauriente in pochi minuti i grandi autori, è quello di sgombrare il campo da luoghi comuni pervicaci, da insopportabili stereotipi che spesso si attaccano come stanche etichette al nome di grandi autori. Nel caso di Eugenio Montale, questa operazione appare spontaneamente facile, essendo la carriera stessa di Eugenio Montale ritmata e puntellata da continue e illuminanti antinomie. Basti pensare che il poeta genovese, figura schiva per antonomasia, è stato oggetto di onorificenze quali la nomina a senatore a vita nel 1967 o il premio Nobel per la letteratura nel 1975. Uno dei luoghi comuni più falsi e fastidiosi attorno alla figura dell'autore ligure è quello che lo dipinge come un autore distante dalla realtà, rifugiato nella sua torre d'avorio, mentre al contrario Montale fu tra i primi intellettuali a firmare il manifesto degli intellettuali antifascisti del 1925 lanciato da Benedetto Croce. Rifiutò l'iscrizione al partito fascista, ad esempio a differenza di Pirandello, e questo gli costò anche l'espulsione dal gabinetto scientifico letterario Vieux-Sur, di cui lui è il direttore. Un altro stanco luogo comune è quello che lo dipinge come un autore arido e cerebrale, mentre al contrario Montale ha scritto alcuni dei versi d'amore più belli del Novecento italiano. Pensiamo alle poesie raccolte nelle occasioni ispirate alla figura letteraria di Clizia, soprattutto pensiamo alla raccolta Xenia del 66, dedicata alla moglie Drusilla Tanzi, che era scomparsa pochi anni prima. Montale non è soltanto Ossi di seppia, la splendida raccolta poetica all'esordio tra i più folgoranti del Novecento, edito da Piero Gobetti a conferma del grande impegno culturale antifascista del poeta, raccolta nel 1925, in cui Montale porta nella letteratura italiana la grande lezione poetica di Thomas Eliot e quindi l'utilizzo del correlativo oggettivo. Eppure, se dovessimo riassumere in un distico la vetta forse poetica di Eugenio Montale, dovremmo riferirci alla celebre chiusa di una poesia, Non chiederci la parola, proprio presente in quella raccolta, che riassume in due versi la sfida del linguaggio nei confronti dell'ineffabile, una sfida che parte dalla teologia negativa, passando per i grandi autori mistici, passando per Nietzsche e Wittgenstein, e giunge nella letteratura italiana con questi due versi memorabili: codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.